Queste sono lacrime d'amore. Così Padre Pio ha risposto a quanti lo invitavano a rassegnarsi, a fare la volontà di Dio, e quindi lo vedevano in un certo senso, tra virgolette, disperato, e lo invitavano ad accogliere la morte della mamma. Padre Pio, come abbiamo detto, disse: queste sono lacrime d'amore. L'amore è senz'altro una grande chiave che ci fa entrare, non comprendendolo del tutto, perché il mistero non si può comprendere del tutto, che ci fa entrare nel mistero della morte. È l'amore che ci fa credere, nonostante il dolore, nonostante il distacco dalle persone care, che quella presenza, pur non essendo più visibile, è comunque presente. Sant'Agostino, non so se l'ho detto mai qualche volta, proprio riflettendo sulla morte e riflettendo anche lui sul dolore della propria mamma Monica, che poi divenne Santa Monica, morta ad Ostia, vicino Roma, o meglio, il Lido di Roma, bene, dice che i nostri defunti non sono degli assenti, ma sono degli invisibili. E attenzione, aggiunge poi Agostino, questi defunti tengono i loro occhi pieni di luce nei nostri occhi pieni di lacrime. E mi pare che questa immagine si possa cogliere anche per leggere il dolore di Padre Pio dinanzi alla morte della mamma, è la stessa risposta che lui ha dato. Le mie sono lacrime di amore per la mia mammina bella. Quando noi viviamo l'amore, quando perdiamo le persone che ci hanno amato e che amiamo, questo amore non termina, continua sempre. Perché appunto i nostri defunti, quanti ci hanno amato, continuano a tenere i loro occhi pieni di luce, come dice Agostino, nei nostri occhi pieni di lacrime. Piangere non vuol dire essere disperati, e anzi vi invito a non sgridare quando una persona piange per la morte di una persona cara. È il suo modo di manifestare il dolore, ma anche il suo modo di manifestare il proprio amore per quella persona. Oppure vi invito anche a non giudicare mai chi non piange, perché può darsi che il suo viso sia asciugato, ma il suo cuore è appunto ferito, il suo cuore è bagnato da queste lacrime di amore, e che sono lacrime del cuore, che vi assicuro sono lacrime vere, autentiche e profondamente lancinanti. Dinanzi alla morte e al dolore degli altri occorre semplicemente fare silenzio, abbracciare, dire poco, o meglio non dire niente, e pregare. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.